Stamani 22 giugno, presso l'Archivio di Stato di Salerno, nell'ambito della 12ª edizione di Salerno Letteratura per la sezione Scuola di Lettura, in Mastizzo e Guido Mammoliti, rispettivamente CEO e Service Specialist di Itaca, la startup del network FMTS Group, leader nello sviluppo di contenuti didattici in realtà virtuale, hanno tenuto un interessante workshop moderato dalla giornalista Concita De Luca, dedicata al metaverso, la realtà digitale che combina aspetti dei social media, del gioco online, della realtà aumentata e di quella virtuale, ma più nello specifico dell'eduverso, l'utilizzo del metaverso in ambito educativo. Si tratta di un modello di formazione immersiva nella dimensione virtuale, con l'utilizzo di visori e simulatori di realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista, che permette di provare esperienze estremamente significative che rimarranno impresse come se fossero reali. È un approccio educativo e formativo innovativo, basato sui pilastri fondamentali dell'apprendimento: divertimento, emozione, focalizzazione, centralità ed efficacia didattica, ma con un grado di coinvolgimento e di interattività maggiore. Il workshop è stata anche occasione per presentare le Olimpiadi del Metaverso, nuova frontiera dei giochi classici olimpici scolastici, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, ideate per testare le loro abilità nell'ambito della realtà virtuale dalla startup Itaca, con il patrocinio della regione Campania. È la prima volta che si realizzano Olimpiadi del Metaverso in Italia e non solo. È proprio nuova perché è in un modo completamente, non è solo lo strumento perché sarà realizzata con la realtà virtuale, è proprio il concetto e l'idea, sì, di una sfida sul sapere, ma molto di più, è sulla capacità dei ragazzi di mettersi in gioco, di testarsi su qualcosa di completamente innovativo, di vivere serenamente, di viverlo come un'esperienza coinvolgente, diversa, bella, entusiasmante e di riuscire attraverso tutto ciò a esprimersi, a trovare delle risorse che magari non pensavano, perché vedersi capaci di superare delle prove mai fatte o fatte da poco con una nuova tecnologia e riuscire a raggiungere un determinato punteggio, un determinato livello è una soddisfazione che appaga e che sicuramente fa sì che i ragazzi possano sentirsi anche più confidenti, sicuri di loro stessi. Quindi è un modo completamente nuovo per stimolare i ragazzi a esprimersi, a esprimere il loro talento. Il 30 ottobre 2024 ci sarà lo start nella sede di Itaca a Pontecagnano Faiano. Utilizzando i visori per la realtà virtuale in combinazione con i moduli didattici Itaca, gli studenti vivranno un'esperienza in grado di unire l'apprendimento tradizionalmente inteso alla tecnologia in un format originale. Ogni scuola può presentare la sua squadra composta da due ragazzi, iscritti preferibilmente alle classi quinte per l'anno scolastico 2024-2025, che affronteranno prove di scienze naturali, fisica e inglese. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2024 con la registrazione online sul sito www.itacaeducation.com. Le Olimpiadi del Metaverso rappresenteranno inoltre l'occasione per affrontare il tema dell'orientamento al lavoro. Il 30 ottobre saranno proposti dei workshop che forniranno ai ragazzi gli strumenti per comprendere quali sono oggi le opportunità formative che consentono l'ingresso nel mondo del lavoro. Nella stessa giornata i docenti seguiranno dei momenti di formazione sull'eduverso. È già più o meno da un anno che accompagniamo le scuole in questo percorso. Noi ci occupiamo di sviluppare contenuti formativi con la realtà virtuale e con la realtà aumentata, quindi il nostro focus è più su cosa c'è in queste tecnologie e il nostro obiettivo è aver creato qualcosa che fosse bello, ingaggiante, emotivamente impattante, ma soprattutto efficace didatticamente. E quindi questa
questi prodotti è già da un anno che li portiamo nelle scuole di tutta Italia, ma soprattutto il nostro obiettivo non è semplicemente venderli alle scuole, il nostro obiettivo è accompagnare le scuole, aiutare soprattutto i docenti a capire come innestarli nel modo più funzionale possibile nella didattica tradizionale. Quindi il nostro obiettivo è accompagnare e fare cultura sull'utilizzo di nuove metodologie che riescano a accendere l'entusiasmo dei ragazzi in aula.